Nella splendida cornice naturalistica di Lama Balice, a due passi dal Parco dell'Alta Murgia, Bitonto, la città degli ulivi, appare come uno splendido gioiello in terra di Bari. L'oliva designa Bitonto alla possibile serenità. Così recita il motto dello stemma di città. Città dove la terra, votata alla produzione olearia già dal XIII secolo, costituisce la matrice della tradizione e il punto di equilibrio tra cultura, arte e sacralità. Bitonto è famosa soprattutto per due aspetti importanti. Il culto dei Santi Medici e il centro storico. Il punto nevralgico della città è la Basilica dei Santi Medici, che ospita le reliquie, attestate in Bitonto a partire dal 1572, di due guaritori, Cosma e Damiano, i quali pare che utilizzassero un olio miracoloso per curare le piaghe degli infermi. Ogni anno, durante la terza settimana di ottobre, i santi vengono portati in processione per un'intera giornata e vengono ammirati da decine di migliaia di visitatori e fedeli provenienti da ogni dove. Inoltre, districandosi tra le strade del centro, è possibile in questa occasione consumare il tradizionale pasto a base di focaccia e sedano, meglio conosciuto come focaccia e iace. Proseguendo per il corso, è impossibile non imbattersi nel dedalo di viuzze del centro storico, così stupendo e ben conservato da far guadagnare alla città di Bitonto il titolo di città d'arte. Ed è proprio quando si pensa di aver perso l'orientamento tra le stradine che di colpo la vista della cattedrale lascia col fiato sospeso. Imponente e finemente scolpita, la cattedrale di Bitonto domina la piazza e si esprime in tutta la sua bellezza. Innalzata nell'XI secolo, la cattedrale presenta la caratteristica tripartizione delle navate, tipica dello stile romanico, ed è dotata di un portale per ciascuna di esse. Non a caso, la costruzione è considerata la più completa e matura espressione del romanico pugliese, per l'altissima fattura dei fregi che compongono motivi bizantini, che ancora una volta sottolineano la forte connessione di questi territori con quelli d'Oriente. Camminando per il centro, numerosi sono gli scorci caratteristici e le bellezze architettoniche da ammirare, ma una piacevole ed inaspettata sorpresa è costituita dalla rete di ben 5 musei che offrono al visitatore la possibilità di fruire meglio e più approfonditamente del patrimonio storico-artistico della città. Il Museo Archeologico, il Museo Civico Ragadeo, la Galleria d'Arte Contemporanea ospitata nel Torrione Angioino ed il Museo Diocesano sono l'espressione della volontà di guardare con attenzione al passato, alle proprie radici, comprendere il presente e guardare meglio al futuro. Dulcis in fondo, la Galleria Nazionale de Vanne, ospitata nel cinquecentesco Palazzo Silo Scalò, è fiore all'occhiello della città ed unica nel suo genere su tutto il territorio regionale. Storia. È famosa però in maniera particolare per la coltivazione degli ulivi e per la produzione di uno degli oli sicuramente migliori a livello mondiale. Allora, intanto signor Sindaco, diciamo, quanti abitanti ha più o meno oggi orientativamente la città di Bitonto? Bitonto ha 56.000 abitanti, comprensivi delle due frazioni Mariotto e Palombario. Che fanno capo, adesso fanno capo proprio a Bitonto, sì, no? Sì. Quali sono le attività diciamo principali, primarie, a livello proprio economico della città di Bitonto? Bitonto ha una caratteristica, aveva una caratteristica economica preminente, oltre che sul settore agroindustriale, come lei ha sottolineato, anche sul settore tessile. Dopo la crisi dello stesso, dovuta al fatto che le competizioni più che altro di paesi che hanno puntato molto sulle politiche di prezzi molto più bassi, si sta concentrando maggiormente sul settore turistico, in considerazione del fatto
che la vicinanza con l'aeroporto di Bari, noi siamo il comune più vicino all'aeroporto di Palese, Bari compresa, perché il centro di Bari dista molto di più dal centro di Bitonto rispetto all'aeroporto, ha dato delle indicazioni specifiche e anche sulla logistica, considerando che la città ha una posizione importante sia per l'aeroporto ma anche per un caso autostradale autonomo. Molto collegata, no? Sì, assolutamente. Esatto. Assolutamente. La città di Bitonto ha, sia pur limitata al centro storico, il riconoscimento come città d'arte. Sì. Allora, qual è l'impegno che una buona politica amministrativa deve mantenere per tenere vivo e soprattutto per far conoscere le bellezze di questa antica città? Ma noi in realtà siamo partiti da un periodo in cui, diciamo, il centro antico è stato oggetto di attenzione da parte delle ultime amministrazioni politiche. Noi siamo in carica da 10 mesi e diciamo che hanno puntato più che altro a una rivalutazione di un centro antico che era bloccato e bloccato sotto il profilo, diciamo, della espansione anche di urbanistica della parte, chiamiamola così, storico contemporanea, dal parco Lama Balice. Quindi negli anni 70-80 le politiche amministrative locali hanno scelto di considerarla come un quartiere periferico della città, quindi spostando l'espansione urbanistica più che altro sulla parte riguardante, che si indirizzava verso la Marina di Santo Spirito, frazione di Bari. Questo chiaramente ha portato a un progressivo abbandono del centro antico stesso e a un'appartenenza dello stesso da parte dei ceti più bassi. Poi è partita una politica di rivalutazione invece del centro antico attraverso il recupero progressivo di alcuni beni storici e beni architettonici ritenuti più importanti del centro, alla conclusione dei quali, dopo soprattutto le ultime due programmazioni dei fondi comunitari, ci viene consegnata la sfida, penso, più complessa, che è quella di mettere in gestione questi beni culturali, dare un senso ai beni culturali stessi attraverso un processo di rigenerazione progressiva del tessuto sociale ed economico del centro antico stesso. Abbiamo scelto una politica di programmazione di eventi ben concentrata, dei percorsi di pedonalizzazione che non erano mai stati avviati e attraverso un recupero progressivo della parte iniziale, in 10 mesi abbiamo già conosciuto l'apertura di diverse attività commerciali nei punti, guarda caso, in cui eravamo intervenuti, cioè nella pedonalizzazione del centro antico, che è una scelta politica sempre rischiosa, perché comunque dopo la pedonalizzazione conseguentemente nascono le problematiche con i residenti, però attraverso, diciamo, un sistema più studiato, logistico, si può dare, insomma, una risposta esatto, concreta ai cittadini. Sindaco, lei è giovane proprio come persona, molto giovane come persona. Grazie. E ha, tra l'altro, diceva, sono 10 mesi, insomma, che lei ricopre questo ruolo. Ecco, quanto può essere importante questo spirito, che, diciamolo, insomma, non è piatto, ma è probabilmente alla ricerca continua e costante di migliorare, con un aspetto, guardando anche l'aspetto, diciamo, più giovanile proprio del proprio paese, oltre che spinto dall'amore, evidentemente, non solo come discorso politico. Ma io ritengo di aver vinto le elezioni, tenga conto che io ho vinto delle elezioni senza avere i due maggiori partiti nella coalizione, quindi sono l'unico. Quindi, sicuramente un plebiscito popolare. Sì, dettato soprattutto dal target giovanile delle famiglie in genere, dettato appunto dal fatto che i due partiti più forti, più rappresentativi a livello nazionale, che sono il PD e il PDL, hanno scelto nelle gestioni amministrative di non dare una particolare rilevanza alla popolazione giovanile. Noi viceversa abbiamo puntato molto sulla popolazione giovanile, che in passato era considerata una fascia difficilmente fidelizzabile a livello politico e pertanto non veniva ritenuto dalle classi politiche precedenti un investimento da fare. Noi invece
non avendo niente da perdere, abbiamo scommesso proprio su di loro e alla fine li abbiamo anche premiati subito regalando il primo centro di aggregazione giovanile della città con un'autotassazione da parte dell'assessore del sindaco, il che ha comportato un immediato riscontro. Abbiamo preso in affitto un locale, guarda caso un centro antico in piazza Cattedrale, quindi già abbiamo dato un'indicazione specifica, lì questo è un locale dove si organizzano liberamente mostre, concerti, eventi, perché quindi proprio un ritrovo culturale, insomma, ma senza che la politica c'entri nulla, perché noi abbiamo preso le chiavi e abbiamo consegnate a dei ragazzi che hanno aperto un'associazione completamente aperta, quindi viene frequentata da ragazzi di destra, di centro, di sinistra, da ragazzi che non interessa nulla della politica, la cultura, possiamo dire che può dare questi risultati. Quando si pensa a Bitonto, le prime cose che vengono in mente sono i Santi Medici, che è una meta ambitissima ovviamente da tutti quelli che sono cattolici, l'olio, e si ha l'idea di un paese che abbia ancora delle forti radicali e radicate tradizioni contadine. È ancora così davvero? Cioè io ho una visione un po' meno tradizionale della mia città, ecco, io vedo una forte tradizione popolare, forte amore verso le tradizioni popolari della mia città, e la questione dei Santi Medici è chiaramente un indice chiaro, no? Ogni volta che c'è la celebrazione dei Santi Medici, ogni anno arriva gente da tutto il mondo, ma la stessa città che risponde in un modo assolutamente sentito, così come la Settimana Santa, e noi abbiamo scelto di attuare delle azioni di co-marketing turistico legate alle iniziative religiose che hanno trovato molto, molto riscontro, quindi abbiamo celebrato la celebrazione religiosa, quindi con dei concerti a tema, con una musica lirica a tema, con eventi teatrali a tema, ed ha avuto un ottimo riscontro. La vita contadina della città è ormai limitata alle frazioni, ma di Orte Palombaio, Bitonto oggi vive un forte desiderio di espansione sotto il profilo dei servizi e, ahimè, una forte crisi nel settore edile. Perché secondo me l'edilizia legata a come la si concepiva in passato non ha più motivo di esistere. Oggi c'è una politica di recupero dei manufatti, chiaro, appunto dei centri antichi, c'è una voglia di aumentare il verde, i servizi, che ovviamente fa pugni con una vecchia politica edilizia che comunque per decenni ha impiegato delle persone che oggi non si ritrovano senza lavoro e che però hanno delle qualifiche estremamente basse, cioè molto generiche, e che quindi non riescono nemmeno a introdursi nel nuovo mercato dell'edilizia. È una città che vive grandi contrasti, grandi conflitti, e da questi derivano anche dei buchi neri sotto il profilo sociale che però vengono eliminati immediatamente nel momento in cui la città si riappropria del suo territorio, quindi anima, abita quelle parti anche del centro antico, ma anche del centro storico che si stanno rivitalizzando con la nostra azione. Ecco, ricorre frequentemente in questa chiacchierata la parola turismo. Quanto è importante puntare su un rilancio turistico per una città? Io dico, qui c'è una grande polemica in corso sotto il profilo da parte degli economisti locali. Io dico solo che il turismo, la regione Puglia è la prima regione da 3 anni consecutivi nel settore turistico in Italia. Bitonto è la città, come abbiamo detto, più vicina all'unico aeroporto internazionale della regione Puglia. Punto proprio strategico. Ha un centro antico che è di un'importanza notevole, non perché lo dico io, ma perché lo dicono gli esperti. È sede dell'unica galleria nazionale della Puglia. Ha la cattedrale romanico in stile romanico pugliese, ritenuta dagli esperti la più importante della Puglia, con una chiesa paleocristiana completamente intatta all'interno della cattedrale stessa, sotto la cripta, e adesso recuperata completamente. Lanciamo a giugno il progetto Parco delle Arti, che mette in rete tutti i contenitori, compreso un teatro storico dell'importanza notevole. Io ritengo
che limitarci alla creazione di bed and breakfast, che pure ci sono e in palazzi storici assolutamente di estremo fascino, credo che sia un limite e bisogna aumentare l'esponenziale, dico solo questo. Un programma estivo che diventa catalizzatore di tutto il vicinato di altri paesi? Beh, noi intendiamo sfruttare quest'idea del Parco delle Arti, perché abbiamo fatto una disamina intorno, diciamo, i nostri comuni competitor, chiamiamolo così in senso bonario, sono comuni che puntano molto sulla sagra, sulle tradizioni, sul concerto, diciamo, che viene acquistato, passa l'autore, diciamo, bene o male conosciuto e poi se ne va via. Noi puntiamo invece ad eventi che vanno a toccare varie nicchie, tipo una stagione teatrale di assoluto rilievo come quelle che abbiamo, diciamo, che abbiamo attuato, che si va a concludere il 24 aprile. Noi abbiamo avuto nomi come Massimo D'Apporto, Tosca, Lello Arena, insomma nomi comunque di un certo rilievo, una stagione teatrale che ha toccato, ha portato il nome di Bitonto nei comuni limitrofi. Nelle manifestazioni estive, non avendo il mare, scegliamo un'attrazione diversa. Noi abbiamo creato anche diversi format come Notti di Musica, cioè un 12 concerti in contemporanea su altrettanti locali commerciali in aree pedonali, creando una città della musica vera e propria. Abbiamo ripetuto una volta al mese con grande successo, e quest'anno partiamo col Parco delle Arti, che vuole sfruttare l'idea di un parco divertimenti, soltanto che al posto delle attrazioni, dei divertimenti, delle giostre, c'è la cultura al centro di tutto, all'interno dei contenitori, con i servizi però tipici del parco divertimenti, quindi con un'idea traino forte come del parco divertimenti, cioè centri, punti per le famiglie, sicurezza, sorveglianza, steward urbani, diciamo 10 chiese aperte in contemporanea in collaborazione con la diocesi, che è un evento unico e raro a Bitonto, cioè avere ogni venerdì, sabato e domenica della settimana dalle 19 in poi. Quindi possono essere visitate per vedere, insomma, le bellezze storiche che si nascono. Con delle guide a pagamento, poi ci sono, ripeto, degli eventi culturali in contemporanea all'interno di 5 contenitori pubblici aperti nel centro antico, assolutamente aperti. Lei è presidente anche di una... della Conca Barese. Ecco, che voglio dire, è un organismo che si occupa proprio... Sì, è un'agenzia di promozione territoriale, esatto. Sì, pubblica. Ecco, quanto è importante questa sua esperienza riportata poi nell'attività di primo cittadino? È importante perché l'agenzia della Conca Barese è uno strumento operativo che se i comuni desiderano può diventare un braccio operativo privilegiato per gli enti locali, un braccio operativo che sfrutta, che ha la possibilità di essere completamente governato dagli enti locali e che però per diciamo, confini normativi ha un'area diversa dal comune, quindi ha una concezione più tra virgolette imprenditoriale del fare il bene, esatto, comune. E pertanto può essere sfruttato in modo migliore, così come può essere sfruttato il Teatro Pubblico Pugliese, che è un organismo regionale di cui noi siamo associati, e non a caso come Comune di Bitonto il Parco delle Arti verrà proposto il protocollo d'intesa sotto il profilo della gestione con il TTP e con la Conca Barese. Allora, Sindaco, mi pare che c'è è un bel programma nutrito quello che avete intenzione di realizzare, parlo in generale perché è chiaro che lei è supportato probabilmente da un team di suoi uomini che l'aiuteranno, insomma, a realizzare tutto questo percorso. Io spero di rivederla ancora. Grazie. Magari ci incontreremo quest'estate e faremo una passeggiata anche noi, tanto ormai il ponte è lanciato con la nostra emittente e noi con voi, quindi saremo ben lieti davvero di mantenere vivo questo filo, questa linea di comunicazione, perché noi sosteniamo che abbiamo delle bellezze in Puglia davvero, davvero importanti e straordinarie che meritano di essere valutate e rivalutate. Noi vi invitiamo. Senz'altro, senz'altro. Grazie. Ci rivedremo. Io la ringrazio davvero di cuore, le auguro una bella giornata, le auguro buon lavoro ovviamente per tutto quello che lei dovrà affrontare. Noi salutiamo così il sindaco di Bitonto, il dottor Michele Abbaticchio, diamo la linea alla regia, ci ritroveremo subito dopo.